Il 1º marzo sarà mercoledì delle ceneri, l'inizio della Quaresima, è un giorno di digiuno. Oggi non esistono molte regole su come si pratica il digiuno. Alla Chiesa interessa più il perché digiunare. Digiuniamo perché siamo peccatori, perché vogliamo lottare contro il male, ma dobbiamo digiunare, siamo chiamati al digiuno. Concretamente possiamo eliminare la carne, questo vale anche per tutti i venerdì di Quaresima, vale potrebbe essere anche per tutta la Quaresima, e il mercoledì delle ceneri saltare uno dei pasti della giornata, la colazione o il pranzo o la cena. Il digiuno praticato da Gesù, non dimentichiamolo, e da lui insegnato nel Vangelo, verranno giorni in cui il Figlio dell'uomo sarà loro tolto, è la sua morte, e Cristo è morto per i nostri peccati, allora i miei discepoli digiuneranno. Il digiuno è una forma di lotta contro il peccato, contro le tentazioni del demonio. Com'è consuetudine dei vescovi di Roma, anche quest'anno il Papa ha inviato a tutti i credenti un messaggio per la Quaresima, nel quale ci ricorda quelli che sono i pilastri principali di questo tempo che ci prepara alla Pasqua, cioè ci prepara a tornare a Dio con tutto il cuore. I pilastri della Quaresima sono il digiuno, che è la mortificazione dei nostri istinti, l'elemosina, che è un gesto concreto di aiuto al prossimo, e la preghiera, che è il dialogo d'amore con Dio. Nel messaggio il Papa commenta la parabola del povero Lazzaro e del ricco Epulone, invitandoci a leggerla e a meditarla per comprendere come agire per raggiungere la felicità e la vita eterna. Gesù ci invita ad aprire le porte del nostro cuore all'altro, perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino, quello che ci sta accanto quotidianamente, ma anche il povero sconosciuto nel quale siamo chiamati a riconoscere la presenza stessa del Signore. L'avidità del denaro, scrive il Papa citando San Paolo, è la radice di tutti i mali, fonte di invidie, di litigi, di sospetti, e il denaro può arrivare a dominarci fino al punto di diventare un idolo tirannico. Quanta adorazione richiede il denaro. Parlando del ricco Epulone, Francesco ricorda come per l'uomo corrotto non esiste altro che il proprio io, e per questo le persone che lo circondano non entrano neppure nel suo sguardo. La gran parte della parabola di Gesù, però, nota il Papa, si svolge nell'aldilà, là dove Lazzaro è in paradiso, mentre il ricco corrotto è all'inferno. E proprio all'inizio della Quaresima la Chiesa ci ricorda che siamo polvere e polvere ritorneremo, e dunque ci invita con una certa forza a sollevare il nostro sguardo rispetto alla vita e a confrontarci con l'aldilà. Perché è solo così che si comprende che la vera radice dei nostri mali è il non prestare ascolto alla parola di Dio, una chiusura del cuore che arriva ad annullare la potenza di salvezza di Cristo che è risuscitato dalla morte. Se non credono a Mosè, se non ascoltano Mosè, cioè se non ascoltano la parola di Dio, neanche se uno risuscitasse dai morti sarebbero persuasi. Se non ascolti la parola di Dio, la risurrezione di Cristo diventa vana per noi. Concretamente, dunque, il Papa ci esorta alla conversione per riscoprire il dono della parola di Dio, per essere purificati dal nostro peccato che ci acceca, per servire Cristo presente nei fratelli. Le tante iniziative di bene promosse localmente dalle parrocchie, dalle diocesi, dai vicariati per la Quaresima sono un'ottima occasione.